Credo che ognuno abbia dei sogni nel cassetto. Uno dei miei piccoli sogni nel cassetto è stato per decenni quello di riuscire a riportare alla luce questi film 35 mm che risalivano agli anni 20, sempre conservati gelosamente dalla mia famiglia. Sono dei film 35 mm in negativo che nessuno aveva mai visto per 91 anni. La vulgata familiare racconta che mia nonna li difendeva ferocemente dai terribili fratelli della seta, mio padre e i miei zii, sapendo che si trattava di un materiale estremamente infiammabile. Sapevo che questi film contenevano alcune scene delle nozze dei miei nonni nel 1923, ma tutto il resto era avvolto un po' nel mistero. Poi, come spesso accade nella vita, un incontro casuale, fortuito, un servizio presso l'IRCPAL, l'Istituto per il Restauro del Libro Antico, durante il quale apprendo che l'Istituto ha assunto anche la competenza per il restauro delle fotografie e del materiale cinematografico. Un'opportunità legata anche alle attuali tecnologie, perché sino a qualche anno fa sarebbe stato necessario stampare un positivo da questo materiale, avere un proiettore professionale 35 mm, insomma sarebbe stato tutto estremamente più complicato. Oggi come oggi la tecnologia digitale si è unita alla grande tradizione artigianale del cinema italiano e quindi grazie alla CIR e al Centro Sperimentale di Cinematografia abbiamo potuto scannerizzare e digitalizzare questi filmati. Devo dire che in un caldissimo mattino di luglio, quando presso la sede della CIR per la prima volta sono riuscito a vedere questi filmati animarsi e prendere vita, a vedere i miei nonni nel giorno del loro matrimonio, è stata un'emozione travolgente. È un'operazione alla quale la Cineteca Nazionale ha dedicato una particolare attenzione perché rientra nella sinergia di diversi progetti che stiamo portando avanti. In questo ambito rientra anche l'attenzione alla formazione sulla digitalizzazione del patrimonio cinematografico, cioè di quella enorme massa di materiali in pellicola conservati in archivi pubblici, privati e in particolare gli home movies. Non è l'unico caso di film di famiglia significativo e importante di cui ci stiamo occupando in questo periodo. Strada facendo abbiamo scoperto che questi film in realtà hanno un valore storico e documentario che non ci saremmo neanche aspettati. Intanto, quando sono stati girati nel 1923, non esistevano formati cinematografici amatoriali, quindi sono girati in 35 mm, in negativo, ripeto, che è un formato professionale, e questo richiedeva una grande passione e anche una certa disponibilità economica. Di fatto credo che possiamo dire che questi sono i primi family movies girati in Italia. Per digitalizzare materiali in pellicola, materiali cinematografici d'archivio, come film di famiglia o come vecchie pellicole particolarmente fragili o deformate o di formati desueti, occorrono attrezzature che non siano quelle standard per la produzione industriale, in particolare quindi attrezzature in cui l'alto artigianato industriale di una ditta come la CIR si integra con la tecnologia digitale attuale più avanzata. A questo versante stiamo dedicando parecchia attenzione e abbiamo trovato l'opportunità di sperimentare questa sinergia. Arriviamo anche al coinvolgimento di un altro dei partner dei progetti della Cineteca Nazionale, che è il Centro Teatro Ateneo dell'Università La Sapienza, dove già da qualche anno la Cineteca collaborava alla realizzazione di un master in restauro digitale audio-video e quest'anno è stato coinvolto anche come partner nei corsi di restauro istituzionali che la Cineteca segue insieme all'ICPAL, cercando di costruire qualcosa che non c'era prima, che comincia a esserci adesso e che è il presente e il futuro del patrimonio culturale e cinematografico, il passaggio dalla pellicola al digitale, salvando però la memoria, curando l'aspetto della conservazione e portando appresso
virtuosamente quelli che sono i principi e l'etica della conservazione, del restauro del bene culturale, arricchendo il futuro.